Sono l'architetto Michele Bella, faccio parte di Studio BBS, studio che dirigo assieme ai miei colleghi architetto Claudio Battisti e architetto Massimo Scartezzini. Lo studio nasce a Trento nel 2001 e nel corso degli anni ha seguito vari progetti di architettura, interior design, exhibition design e anche di interni. Uno dei progetti più importanti che abbiamo seguito nell'ultimo periodo è il progetto ITAS Forum. L'edificio è collocato a Trento ed è nato da un concorso di progettazione che abbiamo vinto nel 2017. Per questo edificio, come studio, abbiamo seguito progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori. L'edificio è collocato all'interno del quartiere delle Alberi, quartiere progettato interamente da Renzo Piano. Relazionarsi con una preesistenza così importante ha sicuramente influenzato il nostro progetto sia nella fase di concorso che poi nello sviluppo. All'interno del quartiere sono presenti alcuni concetti che abbiamo cercato di declinare nel nostro edificio e sono la verticalità degli elementi costruttivi e le linee tese che caratterizzano alcune coperture del quartiere. La verticalità è stata declinata nel nostro edificio cercando di creare un paramento costituito da lesene, mentre le linee tese che caratterizzano per esempio le coperture del MUSE sono state declinate nel nostro edificio a livello del basamento, più che altro per mantenere un livello urbano e una rappresentatività urbana del nostro edificio. I principali materiali utilizzati per le facciate sono l'alluminio, utilizzato per le lesene verticali, il vetro, ovviamente per le ampie porzioni vetrate, ed infine lo stucco, un materiale composto da materiale plastico e alluminio accoppiato. Per la realizzazione dei tamponamenti è stato scelto il materiale StackBond perché questo garantisce un'elevata planarità sia quando viene utilizzato in verticale che in orizzontale. A livello delle facciate, l'edificio impiega due differenti tecnologie, costruzione a cellule e facciata ventilata. In entrambi i casi è stato utilizzato lo StackBond trattandolo con le stesse caratteristiche e peculiarità. In fase di progettazione erano state valutate anche differenti tecnologie costruttive per quanto riguarda i rivestimenti, come per esempio l'impiego di una lamiera metallica, ma poi si è optato per lo StackBond perché questo materiale consente, oltre alla planarità delle superfici, anche una elevata precisione nelle lavorazioni. Nelle prime fasi di direzione lavoro è stata posta la massima attenzione nella scelta del colore, questo per andare a individuare una tonalità che potesse essere impiegata sia nel pannello StackBond ma anche su altri supporti come rivestimenti metallici, lattonerie, pilastri e quant'altro. Nello sviluppo del progetto è nata anche l'idea di poter impiegare lo stesso prodotto anche per il rivestimento della scala. Qui però la sfida si faceva più interessante e più complicata perché il livello di dettaglio richiesto era decisamente maggiore visto che l'osservatore è a pochi centimetri di distanza dal parapetto della scala rispetto a un osservatore che per strada guarda una facciata a svariati metri di altezza. Dal punto di vista professionale è stata una sfida trovare dei dettagli costruttivi che funzionassero sia nelle porzioni di edificio realizzate attraverso sistemi prefabbricati a cellule sia in parti di edificio realizzate in opera. Per dare un'idea delle dimensioni dell'edificio, esso ha un volume di circa 18.700 m3, è stato realizzato in circa 660 giorni e le sue superfici realizzate con materiale composto sono circa 1.500 m2. L'impiego del materiale StackBond all'interno di un ambiente interno e quindi con le necessarie attenzioni e cure a livello di dettaglio è stato possibile soprattutto grazie anche all'interazione con l'azienda Alpeva. Infatti l'azienda ha supportato la progettazione fornendo idee e supportando attraverso consulenze. In conclusione, il lavoro operato sul progetto ITAS Forum ci ha permesso di apprendere nuove tecnologie che speriamo di poter impiegare nuovamente nell'ambito di futuri progetti.